Ben ritrovati, sono in For Universe. Se vi ricordate bene, qualche giorno fa abbiamo parlato di come mai Venere non ha una luna e abbiamo visto come mai forse, forse, un tempo ne aveva una, o forse ne aveva anche più di una. Ma quello che ci interessa a noi nel video di oggi è che un tempo, qualche secolo fa, eravamo davvero convinti di starla vedendo una luna intorno a Venere. Questa è la storia di come ci siamo convinti che forse c'era una luna, di come gli abbiamo persino dato un nome, di come poi abbiamo pensato magari non era neanche una luna, ma qualcos'altro. E tutto iniziò nel 1672, come tutte le storie interessanti, con un astronomo di nome Cassini che nel suo tempo libero guardò Venere, perché all'epoca era il divertimento principale. E guardando Venere, e mangiando olive probabilmente, pensò, ma c'è una macchia bianca intorno. C'è una macchia bianca intorno. E pensò che forse. E che poi. E allora Cassini disse: no, via. Non disse niente. Tralascio. Passarono 14 anni. E poi Cassini, lo stesso, si mise davanti all'osservatorio, guardò di nuovo Venere e vide di nuovo la stessa macchia. E allora pensò: ah! Ah, allora non ero ubriaco, quindi qualcosa c'è là fuori. Allora, avendola vista due volte, dopo la conferma, 14 anni dopo il primo avvistamento, pubblicò questo articolo in cui spiegava della probabilità di una luna intorno a Venere. Ora, lui era abituato a queste cose perché poi era, insomma, tra i più bravi astronomi di tutti i tempi, è lui che ha scoperto ben quattro lune intorno a Saturno. Ha scoperto Giappeto, Dione, Teti e Rea. Insomma, è un bel curriculum con cui iniziare se vuoi essere uno che dice di aver trovato una luna. E la cosa non andò, insomma, non ebbe grandissimo successo, ma con il tempo, pian piano, man mano che i telescopi si stavano diffondendo, altri astronomi hanno iniziato a guardare Venere con interesse per vedere se davvero c'era una luna intorno. Così nel 1740 un altro astronomo di nome James Short disse: ah, l'ho scoperta anch'io, l'ho vista, l'ho vista, l'ho vista. Fu ignorato per un bel po' di tempo finché un altro astronomo disse: anch'io l'ho vista, e era il caso di Andreas Meyer. Ora, le cose in quest'epoca si iniziavano a far confuse, nel senso che tanta gente diceva: sì, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Altra gente si metteva lì, con calma, guardava, non vedeva niente. Quindi non si capiva se davvero c'era o no. C'erano diversi casi in cui la gente diceva di vedere un oggetto bianco intorno alla sì, a Venere, altri invece dicevano di non star vedendo niente. Il problema dell'epoca era anche dato dal fatto che le informazioni circolavano molto più lentamente. Oggi le informazioni arrivano da un giorno all'altro, o anche meno. In realtà lì arrivavano a distanza di mesi. I giornali venivano pubblicati molto lentamente e spesso si andava per corrispondenza, quindi prima che una scoperta facesse il giro dell'Europa ci voleva un certo numero di anni. Ed è così che magari qualcuno vedeva una stella intorno a Venere e magari diceva: sì, ecco, ho visto una luna. E poi prima che la cosa si potesse sapere, qualcuno potesse dire: no, guarda, sei una fava. Mettiti gli occhiali la prossima volta o impara cosa stai guardando, ci voleva un po' di tempo. Quindi le segnalazioni erano tante e le cose erano confuse. E tra l'altro questa è una delle cose più importanti e curiose da sapere dell'epoca, di come è cambiato radicalmente nei secoli il modo di condividere le informazioni e di come la scienza oggi, la ricerca scientifica, si basa molto sulla velocità di condivisione e il numero di astronomi che lavorano non solo nel campo di scoprire le cose, ma anche nel campo di verificare poi quello che viene scoperto. Perché sì, è importante andare a cercare, vedere, guardare, osservare, ma poi è altrettanto importante che ci siano tanti astronomi o comunque fisici che lavorano per poi verificare quello che è stato osservato. Nel 1761, un altro astronomo tra i più famosi probabilmente nella storia dell'astronomia, di nome Lagrange, osservò lo stesso puntino e disse: sì, c'è una luna intorno a Venere. Ora, con un nome come Lagrange, unito al nome già dei altri astronomi famosi prima, le cose diventavano già un po' più serie, nel senso che acquista un po' più di credibilità. Poi, nello stesso anno, nel 1761, ci furono altri 18 avvistamenti di questa ipotetica luna da parte di 5 diversi osservatori.
Poi arrivò, quell'anno c'era questo transito di Venere e un astronomo di nome Schöten osservò il transito e osservò questo punto che seguiva Venere durante il transito davanti al Sole. Quindi è un'ottima conferma, no? E il problema è che un altro astronomo di Chelsea, di nome Samuel Dunn, osservò anche lui il transito e non vide nulla. Quindi evidentemente uno dei due si sbagliava. Passò un po' di tempo e alla fine del 1766 un astronomo che era il presidente dell'Osservatorio Astronomico di Vienna, che era tra l'altro un prete di nome Maximilian Hell, ironia sul nome, ma evito, spiegò come probabilmente quello che stavano vedendo era un'illusione ottica. Perché secondo Maximilian Hell, quando gli astronomi guardavano in certi casi particolari per alcuni tipi di lenti, quando guardavano nel telescopio, Venere arrivava con una luce così brillante, così intensa, che si rifletteva nel telescopio, poi da lì si rifletteva nell'occhio dell'osservatore e si rifletteva indietro nel telescopio creando questa seconda immagine più piccola di Venere, che alcuni scambiavano per una luna. Quindi, secondo lui, era un'illusione data dai difetti nel modo di fare le lenti dei telescopi e di progettare i telescopi all'epoca. Nello stesso anno, però, un altro astronomo di nome Lambert non solo pubblicò un'altra conferma, un altro avvistamento della Luna, ma spiegò anche di aver stabilito la distanza a cui la Luna orbitava da Venere e anche quanto ci metteva per orbitare, che secondo lui era 11 giorni e 3 ore. Ora, poi fu dimostrato nello stesso anno che Lambert sbagliò anche diversi calcoli, perché, vabbè, ancora non erano precisi i calcoli sulla massa di Venere, quindi non era facile anche stabilire l'orbita esatta di un'ipotetica luna. Nel 1768, però, arrivò un altro astronomo, stavolta un peso massimo dell'astronomia, di nome William Herschel, che è quello che ha scoperto Urano, tanto per dire, oltre a una massa di satelliti vari sparsi per il sistema solare, cercò anche lui questa ipotetica luna intorno a Venere e non vide niente. Quindi i conti ormai si facevano sulle spalle dei giganti, però c'era di mezzo sia Hell, che era il presidente dell'osservatorio di Vienna, sia Herschel, e un po' si disse di farla finita lì. Nel senso che si pensò, vabbè, ormai non c'è niente, evidentemente, quindi basta. E gli argomenti scientifici spesso passano di moda con il tempo, specialmente quando non ci sono prove, quando le cose finiscono un po' in una specie di magma in cui non ci si muove più, cioè si fanno le cose molto lentamente perché si continua a ribadire le stesse cose. Ed era un po' la stessa solfa da più di 100 anni con gente che diceva ho visto un puntino. Poi arrivò nel 1884, cioè molto tempo dopo, più di un secolo dopo le ultime osservazioni di Herschel, un certo astronomo di nome Houzeau, o comunque si pronunci, che non solo vide di nuovo questo puntino magico, ma disse che in realtà, secondo lui, guardando anche le osservazioni passate, o almeno quelle più attendibili, non era una luna di Venere quella che stavano vedendo gli astronomi, ma era un altro pianeta. Era un pianeta che si trovava più internamente rispetto al Sole, in un'orbita di 283 giorni, e che ogni 1080 giorni era in congiunzione con Venere. E quindi ogni 1080 giorni questo pi secondo pianeta si vedeva accanto a Venere. Lui aveva una certa autorità nel senso che era il ex presidente dell'Accademia delle Scienze di Bruxelles. E la stessa Accademia delle Scienze di Bruxelles, 3 anni dopo, pubblicò questa ricerca lunghissima in cui analizzò tutti i casi di tutte le osservazioni di questa ipotetica luna di Venere, che tra l'altro, mi sono scordato di dire, ma Houzeau chiamò Neith, come la divinità egizia. Sotto vi lascio il link per vedere che divinità, una storia tra l'altro molto, molto bella, molto interessante, di come cambiò. All'inizio era la dea della caccia e poi diventò la dea della tessitura, e lui la chiamò così per via di questo telo
di questo velo che nascondeva il suo volto e nessun mortale l'aveva mai sollevato, quindi e chiamò questo ipotetico pianeta Neith. E molta della letteratura scientifica che troverete riguardo a questa luna passa sotto il nome di Neith. È stato un po' catalogato tutto il corpo di ricerche a riguardo con questo nome. Come dicevamo, nell'87 l'Accademia delle Scienze di Bruxelles pubblicò questo lungo articolo in cui prendeva di mira tutti i casi e spiegava come poteva benissimo essere spiegato ogni avvistamento con confusioni dati da strumenti non buoni o da confusioni date dalle stelle presenti in quel punto. Quindi magari faceva, che ne so, allora c'è stato un avvistamento, ma in realtà si sbagliavano perché era questa stella. C'è stato quest'altro avvistamento, ma in realtà si sbagliava perché all'epoca, in quel punto, accanto a Venere, si vedeva questa stella. Di nuovo, nella storia dell'astronomia, non pensate che una volta scoperto il telescopio, tutto a posto, tutto perfetto. Scoperto il telescopio, ci sono stati secoli di lavori per perfezionarlo. Le lenti non erano sempre ottime, non sempre si sapeva neanche quali erano i difetti possibili delle lenti o cosa poteva andare incontro un osservatore nel guardare a certe distanze o comunque in certe condizioni. Per cui in realtà c'è stato molto lavoro da questo punto di vista nella storia, nel perfezionare quello che si vedeva e nell'anche interpretare i dati che si avevano. Ok? Quindi questa è una grande lezione che gli astronomi hanno imparato nei secoli, cioè non fidarsi dell'osservazione. E può sembrare banale, ma è molto dura da imparare, perché la scienza inizialmente funzionava così. Nell'8 e 900 poi siamo entrati nell'era in cui l'osservatore non basta, servivano ulteriori prove, che non puoi guardare e dire io l'ho visto e quindi tutto lì, perché evidentemente guardare e vedere non basta. Questo è anche importante da tenere a mente per tutto il sacco di cazzate che vengono raccontate, diciamo, riguardo a UFO. Va bene? Tanta gente guarda e pensa di vedere una navicella spaziale aliena venuta qui, non lo so, per raccogliere fiorellini, rubare mucche. Ma questo è un ottimo caso in cui viene palesemente dimostrato come astronomi possono sbagliarsi. Va bene? E voglio dire, loro lo sapevano cosa guardavano. A parte qualcuno che magari aveva confuso delle stelle per una luna. Però ecco un caso perfetto in cui non basta vedere una cosa per dire che quella cosa è quella cosa. Ok? Quindi non basta vedere un puntino si muove nel cielo per dire che è un UFO. Non basta neanche dire che qualcosa che hai visto non è identificato per dire che siccome non è identificato puoi identificarlo con quello che ti pare. E questo è quanto. Poi, insomma, dopo questa lunga esposizione dell'Accademia delle Scienze di Bruxelles, la cosa finì lì. Insomma, nessuno aveva più visto puntini. È anche vero che dall'Ottocento in poi gli strumenti diventarono così perfezionati, così grandi, e le cartine, insomma, con le posizioni delle stelle erano molto migliori rispetto al passato, quindi si sapeva cosa si stava guardando, che non c'erano più casi. Un unico caso esiste, che è quello di Edward Barnard, nel 1892, che era un grande astronomo, che fece questa osservazione in cui disse che aveva visto un punto luminoso anomalo accanto a Venere che non riusciva a spiegarsi. Il problema è che guardando le osservazioni stesse di Barnard, anche altri astronomi non si sono riusciti a spiegare cosa aveva visto perché non doveva esserci niente in quel giorno, in quel punto. L'idea è che forse per fortuna sua poteva aver visto magari una nova o una supernova lontana, che sono così luminose, oggetti così luminosi che possono improvvisamente comparire nel cielo come una stella e poi scomparire poco tempo dopo. O magari ha visto un meteorite particolarmente vicino, o magari una cometa. Qualsiasi cosa abbia visto, non lo sappiamo, però fatto sta che dopo quell'ultimo caso non c'è stato più niente. Ora sappiamo assolutamente che non c'è una luna intorno a Venere. Va bene, abbiamo mandato sonde in quella direzione, abbiamo abbondantemente guardato da tutte le parti e non solo, ma grazie ai calcoli molto precisi di matematici, non solo in base a Newton, a quello che sappiamo da Newton riguardo alla gravità, ma anche riguardo alla relatività einsteiniana,
Se ci fosse una luna intorno a Venere, con i calcoli precisi di oggi particolarmente, si saprebbe, cioè si vedrebbe nel modo in cui il pianeta si muove. Perché, per esempio, la luna della Terra esercita un'attrazione sulla Terra e cambia il modo in cui la Terra si muove avere un oggetto così massiccio accanto. Ma con i calcoli di oggi, con osservazioni così sofisticate come quelle di oggi, si saprebbe anche nel caso fosse molto più piccola. Se qualcuno di voi fosse deluso che Venere è proprio sola, 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 ecco, in realtà un oggetto, cioè che è questo piccolo asteroide di nome 2002 V68, che è stato scoperto appunto nel 2002 e che orbita insieme a Venere. Ora non orbita intorno a Venere, però diciamo che nella sua orbita di risonanza di 1 a 1 con Venere, orbita insieme al pianeta ed è influenzato nella sua orbita sia dal Sole, intorno a cui orbita, che orbita intorno al Sole, ma anche da Venere. Quindi ogni tot tempo compie anche un'orbita intorno a Venere in maniera un po' lontana, ma diciamo direttamente non orbita intorno a Venere. Questa è una classe di satelliti molto complicata, le loro orbite chiamate quasi satelliti. Sotto vi lascio il link anche per vedere come funziona questo discorso dei quasi satelliti. E si pensa che sia lì da circa 7.000 anni e tra circa 500 se ne andrà. Quindi è un compagno passeggero di Venere. Però diciamo che è meglio di niente, giusto? Anche la Terra ne ha una luna, luna, un piccolo asteroide di nome Kuiten, che anch'esso orbita insieme alla Terra nella stessa orbita intorno al Sole, e più o meno è un quasi satellite come nel caso di 2002 V68. Ok, tutto qui. Spero che sia passato il messaggio importante per cui tutta questa storia serviva per mostrare come non ci si può basare soltanto delle osservazioni ed è come nella storia dell'astronomia è stata una lezione dura da imparare. E noi ci sentiamo la prossima volta. Grazie per aver visto. Sotto trovate il link anche per la pagina su cui mettere mi piace per seguirci, il sito e ovviamente iscrivetevi e condividete se vi è piaciuto. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao.